Ci troviamo con la professoressa Paola Papini. Da cosa insegna all'Istituto Valtullio? Insegno italiano, lingua, letteratura italiana e storia. Ok, si è trovata lei a fare un lavoro molto particolare, cioè quello della correzione dei compiti fatti dai ragazzi. Ecco, ci può dire, ci può raccontare che cosa è venuto fuori, cosa è emerso da questi lavori dei ragazzi? Volentieri. Allora, in sintesi, ovviamente ho fatto il mio lavoro consueto, quello di correggere la parte formale, perché i ragazzi scrivono in maniera spesso molto istintiva, molto naturalistica, diciamo così, per cui bisogna alle volte riordinare un po' la struttura della frase, del periodo, collegare un po' meglio le varie parti. In realtà quello che mi è piaciuto molto, che ho notato in tutte e quattro le relazioni e che è emerso in maniera molto interessante, è stata la valutazione dei ragazzi stessi sull'attività svolta. Cioè, raramente succede, hanno proprio tutti osservato che hanno imparato a lavorare insieme, rispettando anche i tempi reciproci e le diversità e quindi le caratteristiche dei singoli. Questo è un fatto che a scuola non avviene molto spesso, o perlomeno non avviene in modo sistematico, in modo costante, per cui ho notato con piacere, e a loro l'ho detto ieri mattina parlando della sintesi di questo lavoro, questo aspetto qua, che secondo me è un fatto, ecco, è una competenza, diciamo così, molto molto interessante. No, peraltro è la competenza principale del mondo della cooperazione, perché nella cooperazione, appunto, si chiama così, si coopera, e quindi il valore del lavoro di gruppo, e questo quindi l'hanno capito, è stato percepito dai ragazzi che potrebbero essere un domani futuri cooperatori. Secondo me è stato percepito proprio come valore anche che li ha un po' anche stupiti, insomma, come valore che magari non avevano messo in conto di poter realizzare, ecco. E quindi secondo me sì, esatto, è possibile. Un elemento di novità positivo. Grazie mille.